Salmo 46, versetto 10. Fermatevi, dice, e riconoscete che io sono Dio. Io sarò glorificato fra le nazioni, sarò glorificato sulla terra. In questa vita che ci porta sempre a correre da una parte all'altra, con tantissimi impegni familiari, lavorativi, ci rendiamo sempre più conto della necessità che abbiamo di poterci fermare per avere un udito predisposto, un cuore aperto, l'anima che si spande alla presenza di Dio. Prendiamoci del tempo per riconoscere non solo tutti i suoi benefici, ma del tempo per poter rimanere con Lui, a questo Cristo che è il nostro Signore, il nostro Sposo. È vero, che il tempo è sempre poco, ma ritagliamoci del tempo per mettere Dio al primo posto e vedere pienamente l'opera Sua, e vedere come il Signore sarà glorificato sulla terra, usandosi anche di noi. Prendiamo da Lui le istruzioni, rimaniamo alla Sua presenza. Non permettiamo di fare le cose spirituali con superficialità, ma guardiamole a fondo, e per fare ciò abbiamo bisogno di poterci fermare da soli, in comunione con Dio, nella preghiera, nello scrutare la Sua parola, permettendo al Suo Spirito di ampliarla nella nostra mente. Basta fare le cose di sfuggita, le cose spirituali hanno bisogno di attenzione e il nostro Dio merita tutto il nostro tempo. Il Signore ci benedica.